Sapevi che alla guida c'era una donna? Cosa? Una bionda. Nell'auto erano in due, ma alla guida c'era una donna. Una BMW, una Mercedes. Era color caffè o beige. Non è una prova, sono degli indizi. Da dove viene? Non l'ho mai vista qui. Sono svizzera. Lei ha figli? Sì, io ho una figlia. E lei? Li ho trovati. Questo non riporterà in vita nostro figlio. Dobbiamo dirlo alla polizia. Devi accettarlo, Diana. Accettare cosa? Dovresti esserci tu al mio posto. Elodie, ti presento... Hélène. Ecco. È per te. Ma non dovevi? È tutto così strano. Coraggio! Una volta dentro si sta bene. A che gioco stai giocando? Potrei non essere la persona che credi. Attenzione fan di film drammatici, perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stilato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi, assolutamente da non perdere. Ed ecco la top 5. Al primo posto c'è Quarto Potere del 1941. Al secondo posto c'è Eva contro Eva del 50. Terzo posto Il Padrino del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis del 1927 e poi seguito da Casablanca del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? Fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto, proprio qui, se volete vedere altri video. Ciao a tutti!